Dopo la battaglia, l'obiettivo spazia col suo sguardo in quella che fu una delle zone dove più furibonda imperversò la lotta, a cavallo del confine greco, nel quadrilatero formato da Perati, Leskovic, Konica, Kalibaki. Qui lottò strenuamente la nona armata. Qui il quarto bersaglieri annientò un'intera divisione greca, mentre un'altra cercava scampo attraverso Konica e vi fu invece imbottigliata. Dovunque i segni del disordinato ripiegamento che doveva poi condurre alla resa incondizionata delle armate dell'Epiro e della Macedonia, orgoglio dell'esercito greco. Le strade per modo di dire, dove passano pur di passare le nostre colonne celeri, dicono quanto sia facile la difesa e quanto aspra e dura l'offesa in un terreno privo di comunicazioni, dove ogni montagna è una rocca imprendibile. Anche le cosiddette strade di grande comunicazione, maltenute, strette, snodate lungo le giogaie montane con dislivelli proibitivi, non sono certo fatte per agevolare l'impeto delle grandi armate. Su tutti i ponti, grandi e piccoli, parte distrutti dalla nostra aviazione durante la prima offensiva, parte fatti saltare dai greci in ritirata, i nostri genieri sono già al lavoro. I primi contingenti di prigionieri cominciano ad affluire nelle nostre retrovie. Altri grossi reparti di prigionieri, formati da intere unità elleniche che hanno deposto le armi, sono avviati verso l'interno dell'Albania. Meno di 30.000 persone sono accalcate nella Blajvasova e nelle vie adiacenti per assistere alla sfilata. L'undicesimo artiglieria di corpo d'armata. Il genio radiotelegrafista. I carri officine. I pontieri. Il reggimento chimico.